tratti delicati nei volti della Madonna e del Bambino, un attento studio della prospettiva. Sono gli indizi che siamo in pieno Rinascimento e Filippo Lippi, uno dei maestri di questo periodo, realizza fra il 1440 e il 1445 questo piccolo dipinto per la Pieve di Botinaccio fra la Val di Pesa e la Val d'Elsa. È il capolavoro senza dubbio più significativo conservato nel Museo d'Arte Sacra di Montespertoli. Filippo Lippi sconvolge, stravolge veramente quella che è la concezione del rapporto Madonna e bambini. È una Madonna pesante, presente. Il suo volto così leggiadro, così chiaro, dove si intravedono veramente in modo lieve i capelli biondi che le toccano le spalle, ha questo sguardo leggermente melanconico, rotto, dal volto invece sereno, quasi gioioso, anche se non è una gioia espressa, diciamo, in modo chiaro e diretto, dal volto tondo del bambino. Come in tutte le cose, non bisogna fermarsi alla facciata. Ad esempio, dietro a questa, realizzata all'inizio del Novecento con una finta decorazione a marmi bianchi e verdi, si nasconde una delle chiese più antiche di tutta la Val d'Elsa, la Pieve di San Piero in Mercato, ricordata già prima dell'anno 1000. Questa chiesa rappresentò per tutto il Medioevo e fino al 400 il centro della vita religiosa ma anche delle attività economiche di Montespertoli, con la via Francigena non molto distante. A questa pieve facevano capo tutta una serie di altre chiese del territorio, molte delle quali hanno cessato col tempo la loro funzione. I loro tesori sono stati raccolti nel 1996 proprio a San Piero in Mercato, nel Museo d'Arte Sacra, che è frutto di una convenzione fra il Comune e la Curia. Una collezione molto ricca, che va dal XII secolo fino ai primi del Novecento, e abbiamo, diciamo, numerosissime opere, da pitture, affreschi staccati. Venivano a lavorare quindi nel contado, diciamo, fiorentino, pittori, autori importanti che provenivano da Firenze. Penso all'artista Girolamo Della Robbia, che era della famiglia Della Robbia e di cui al museo abbiamo un bellissimo bassorilievo di San Girolamo nel deserto. Penso alla Madonna con Bambino del 300 della cerchia di Filippo di Benivieni, una Madonna che risente ovviamente degli influssi di tutta la cerchia, anche penso a un Simone Martini senese, penso a un Giotto, un Cimabue. I musei di Montespertoli sono chiusi ma non fermi. Pensiamo che sia importante valorizzare la cultura, in quanto può essere davvero il faro in questa situazione di smarrimento e di incertezza. Per questo motivo abbiamo deciso di cogliere questa opportunità offerta dalla situazione sanitaria che stiamo vivendo e di far conoscere ai visitatori, ai futuri visitatori, i nostri musei e i tesori nascosti. Durante queste settimane realizzeremo una serie di appuntamenti online per raccontare il nostro museo e faremo anche un virtual tour di tutte le sale per consentire a tutti di poter vedere e di ammirare le bellezze racchiuse all'interno del Museo d'Arte Sacra. In questo modo i nostri musei non soltanto contengono delle opere, ma raccontano proprio le storie del nostro territorio.